Uwara dak is-servizz li ħejjinna l-kollega Chris Kassar dwar l-istorja tal-lobbiet internazzjonali bejn Malta u l-Italja biex jiraq nifukaw ħarset nissa lejn il-partita ta' għada fil-għaxija bejn Italja u Malta. Partita illi se tintlab hawnhekk f'dan l-istadium li ninsabu fih l-istadju Bralja ta' Modena. Partita illi biex jiraq ukoll hemm interess kbir f'Malta kif ukoll anki hawnhekk fl-Italja. Tantu hekk li dolodu il-konferenza stampa illi kellu Pietro Gedin skedata biex jagħti dettalji dwar it-tim nazzjonali Malti kienet mimlija ġurnalisti Taljani u Maltin mod partikolari tqanqal l-interess dwar l-għażla appuntu li Gedin għażel lil Malta biex imexxija bħala coach nazzjonali. Nismgħu siltiet minn din il-konferenza stampa ta' tnejn filgħodu. Ormai sono 4 mesi sono lì e cerco di fare sempre lo stesso atteggiamento. Cioè ormai il gioco del calcio lo conosciamo tutti. E si cercano sempre gli interspazi, si cercano sempre i tagli, e giochiamo noi, giochiamo su queste cose. Come gioca l'Italia, come gioca l'Armenia, tutto. Oggi con la globalizzazione il mondo conosce tutto di tutti. E chi ha più abilità vince, e chi fa meno errori vince, chi fa più errori perde, è tutto lì. E poi c'è la personalità che un giocatore ha nella vita, nel mondo del calcio. Gioco per la mia squadra, però gioco anche contro l'avversario, evidente. Devo stare attento a 50-50. È chiaro che c'è la situazione, l'Italia è numero uno, due, tre al mondo. Lavoriamo su queste cose. L'Italia che è a livelli altissimi. Noi stiamo più piccoli, molto più piccoli. Cercheremo di comportarci in maniera adeguata, facendo quello che possiamo fare. È chiaro che studiare l'avversario è importante, però devi anche fare in modo che i miei giocatori facciano quello che sanno fare. Perché se vai in campo poi crolli perché non ce la fai mentalmente, perché è un problema di testa poi alla fine, non tanto di gambe e di abilità. L'abilità esiste, abbiamo le differenze, ci sono. Giochiamo sulle differenze noi, cerchiamo di giocare meno su quelle o di cercare di equipararle se possiamo. Non è facile, cerchiamo. L'obiettivo mio è, come dicevo prima, di uscire dal campo a testa alta e magari con qualche applauso. Vuol dire che abbiamo giocato bene, abbiamo fatto il nostro dovere. E quindi, e poi i sogni nella vita, sai, si sogna, ma il sogno rimane sogno. Bisogna essere coi piedi nella realtà, e coi piedi ben piantati per terra, e capire chi siamo, capire cosa possiamo fare. Noi ce la metteremo tutta, faremo il nostro dovere sicuramente, e poi si vedrà. Io sono un tecnico, non sono un procuratore. Tanto per essere chiari, quindi io non posso fare niente, non farò niente, e se c'è qualcuno che domanda potrei dire è bravo o non è bravo, guardate, basta, questo è il mio ruolo, non posso fare altro. Lì è un po' più, abbiamo gli esempi dell'Armenia che è arrivata, ha fatto 7 punti d'altano, ha rischiato la stessa Estonia, ha fatto lo spareggio con l'Irlanda, e quindi sono situazioni, l'Estonia noi 20 anni fa abbiamo vinto 1-0. C'è chi cresce di più, cresce di meno. Poi bisogna vedere anche la qualità dei giocatori e gli abitanti. Cioè l'Islanda sta facendo benissimo in questo momento. I paesi stanno evolvendo, ecco, questa è la grande forza del mondo. Siamo tutti a conoscenza di tutto, e chi è più organizzato, oggi gli allenatori girano. Le abilità sono tante, i messaggi sono tanti, quindi se c'è anche il giocatore. Io ho visto l'Armenia, io andai 15 anni fa in Armenia a inaugurare, cioè, la prima partita, adesso hanno fatto dei passi, l'altro anno hanno fatto dei passi impressionanti, delle vittorie fuori di testa. Cioè non si capisce com'è possibile. Vuol dire che i giocatori ce l'hanno, sono ragazzi giovani, tutti 89, 90, 91, 89, sono ragazzi di buon livello. Certo, poi l'esperienza è quella che manca, ecco. Di fronte a un grande club magari ci possono sciogliere, possibile tutto. Cioè le possibilità nostre sono queste, sono quelle di sperare, di credere in quello che stai facendo, ecco. L'importante è che tu dai continuamente motivazioni, che dai voglia di lavorare, che non molli mai e vivi la vita continua con i ragazzi. Tutto qua.